nostro sindaco ha menzionato un tema che forse, a cui forse non abbiamo dato abbastanza rilevanza, ma per noi sta al cuore. In effetti Appia ha firmato da poco un accordo con ASVIS, il cui portavoce è il professor Enrico Giovannini, e con loro stiamo lavorando alla formazione intensiva di tutto il personale di Appia, e abbiamo iniziato a farlo anche con gli studenti delle scuole, ci sono degli insegnanti laggiù, sono stati sui temi della formazione e della sostenibilità aziendale. A breve API, prima, e anche se non è richiesto dalla norma, pubblicherà un rapporto di sostenibilità. Secondo me ci provo anche da poco, la sindaca poi è un tema che forza un po' di possiamo dire. Parlavamo di partenariati, non potevamo non farlo con chi rappresenta l'industria nel nostro territorio, e abbiamo quindi il presidente Confindustria, ma anche Claudio Schiamonti, passo la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, io parto con dei ringraziamenti. Il primo ringraziamento ovviamente va alla famiglia Pecchio Preto per avermi invitato qui oggi a portare la testimonianza di Tomato, e il secondo continua ad andare sempre alla famiglia Pecchio Preto per quello che fa per questo territorio, perché ho sentito parlare solo un po' tra i 4 anni che questa è cosa è qui, dà lavoro diretto e indiretto a queste persone, contribuisce con le alimentazioni al 45% di quello che diceva Segretario del Porto, ovviamente crea benessere per ogni territorio, si genera lavoro, quello fa la sede, le persone lavorano, c'è pace sociale, ci sono tutta una serie di cose che permettono a questo territorio di poter vivere. E questo lo dobbiamo anche alla famiglia che è rimasta qui a Marmara, continua ad essere qui perché ha capito che fare più investimenti sulla raffineria, e quindi diventa uno stimolo molto importante per il territorio, per poter permettere alla raffineria di poter continuare ad essere presente qui. Vengo alla carina, ma io ho tutto il tempo che mi vado abbastanza oggi, vabbè, magari tra 2 e mezzo, forse ci sarà qualcuno che allungherà, quindi ci sbaglierà. Vengo all'Academy, un'Academy che da come ci è stata presentata, da quello che ci è stato detto, quindi vediamo, è un'Academy un po' diversa, un po' particolare, perché non solo va nella direzione della formazione di quelli che possono essere i bambini delle scuole o quant'altro, ma va nella direzione della formazione degli clienti, che è un aspetto fondamentale, perché in un territorio composto da piccole e medie imprese, poter essere formati da una grande impresa gli permette proprio solo di crescere e di sviluppare. Sviluppare vuol dire che se oggi fornisco la raffineria di altri, magari domani potrò muovermi verso altre direzioni, verso altre raffinerie, potrò anche la rete proprietaria, e in un periodo di internazionalizzazione, di diciamo, mercato globale, potermi spostare da un'altra, potrò andare a tutto il mondo, grazie all'altro. E mi spiega quello che accade all'interno della raffineria per le nostre imprese non è cosa buona. Ovviamente quando ci è stato proposto di firmare diciamo questo accordo con la raffineria di acqua, tutto il consiglio di direttivo di questa marca, un po' che aver accolto con soddisfazione e con orgoglio il fatto di poter essere partner di questa iniziativa, perché su tutto il territorio che continuiamo a vedere questo di crescita per le nostre aziende. Io mi fermo qui, non ho molto altro da dire, se non anche grazie ancora per quello che state facendo, e buon proseguimento.